Nel CSI della Bagnaia, una delle gare più difficili sia da costruire che da saltare è la gara di caccia o il derby, la gara insomma più impegnativa. A costruirla Elio Travagliati, a vincere questo meraviglioso trofeo con una gara formidabile Filippo Martini di Cigala, che abbiamo qui con noi. Elio Travagliati, una gara importante, anche perché i livelli sono davvero molto molto difficili da gestire per i cavalli che partecipano e soprattutto per i risultati che devono avere. Ma sì, è una gara che a me mi affascina sempre anche a costruirla, perché su questo campo ti puoi veramente sbizzarrire e creare con un minimo di fantasia tutto quello che vuoi. E poi ecco, quando troviamo dei cavalieri così che esaltano al massimo quello che tu hai costruito, quindi è doppia soddisfazione. Vedremo se ti farai i complimenti, ma credo di sì. Sentiamo allora il vincitore facendo subito i complimenti, perché non ha vinto, ma come dicevo quando commentavo Varen, mamma butta la pasta perché gli altri non arrivano più. Filippo Martini in Cigala, 10 secondi in una gara del genere, un record davvero. Grazie davvero. No, i complimenti a Elio io glieli faccio sempre, perché ogni volta che incontro lui come direttore di campo io una gara almeno la porto a casa, mi trovo sempre bene sui suoi tracciati. E ci tenevo a vincere questa gara, lo dicevo prima, ho preso veramente tutti i rischi, sapevo di avere il cavallo adatto e non ho lasciato nulla al caso. Sono partito dall'inizio, subito un rischio nella prima linea e ho continuato e dai, è andata bene così. Sì, c'erano diversi punti un po' da studiare, però tu durante una gara quest'oggi in streaming sei venuto molto gentilmente ad aiutarmi nel commento e mi hai rivelato che proprio dove ti alleni tu ci sono delle particolarità che poi si ritrovano in questo terreno, è vero? Sì, è vero, infatti non è un caso che nei derby mi trovo molto a mio agio e nei campi come questo mi trovo a mio agio perché mi alleno in un terreno simile. Mi alleno sul dislivello e molto sull'erba, anzi è proprio spero sempre di incontrare, cerco i concorsi con i terreni in erba perché mi sento molto a mio agio, mi trovo molto bene. Guarda, sei davvero il re della giornata. Grazie. E allora, visto che come sapete Bagnaia mette sempre insieme grande livello tecnico sul campo, l'abbiamo visto, perché una vittoria così non è da tutti i giorni, io ti voglio dare un consiglio, goditela davvero e festeggiala. Tu sai che abbiamo sempre una festa ogni sera qui alla Bagnaia, sei presente o fai il bravo ragazzo veletto? No, la mia è una presenza molto attiva, e adesso vedo che qua stanno già organizzando e andiamo sicuramente allora, a brindare. E chiudiamo la svelta perché bisogna andare a brindare. Assolutamente. Ciao agli amici che ci seguono per il CSI della Bagnaia, Filippo Martini Cigala, strepitoso. Grazie.